A pochi giorni dal primo episodio della serie TV The Lord of the Rings, The Rings of Power, a lungo atteso dagli appassionati del genere fantasy, esce il romanzo I Sentieri del Nizar. Si tratta della seconda pubblicazione del collettivo Inchiostri, che nel 2021 ha dato le stampe alla raccolta di racconti La Compagnia dell'Oste. In questo libro gli autori hanno voluto immaginare e rappresentare un mondo arcano, antico e inesplorato. Storia e stile del romanzo sono quelli propri del light fantasy, un gruppo di eroi e amici, un viaggio avventuroso, magia e coraggio, amicizia e tradimento, creature e poteri straordinari, boccali riempiti di insolite bevande in fumose osterie di favolose città, sono alcuni, soltanto alcuni, degli ingredienti narrativi. Peculiare è stata la genesi del romanzo, ciascuno degli 11 autori ha scritto una parte del racconto senza seguire una traccia prestabilita, ma raccogliendo semplicemente il testimone del narratore precedente per consegnarlo al successivo. Nel risultato un romanzo credibile, godibile, sorprendentemente organico e coerente, come se fosse stato pianificato e steso da un'unica intelligenza e da un'unica penna.